Come è fatta una porta in legno massiccio? Sono Paolo di Mazzini Serramenti e in questo video voglio parlare di porte per interni ed in particolare di porte in legno massiccio. Come magari sai se hai visto altri video, nella nostra falegnameria produciamo anche porte per interni, quindi mi interessava approfondire l'argomento in questo video. Andremo a rispondere ad alcune domande, tra cui: come sono fatte le porte in legno massiccio, che tipologie di porte ci sono, quali pregi possono avere e quali difetti possono esserci adottando una porta in legno massiccio. Se è vero che le porte in legno massiccio sono le migliori delle porte tamburate, quando poi bisogna necessariamente adottare una porta in legno massiccio. Prima di iniziare ti ricordo di iscriverti al canale per non perderti altri video su questi argomenti che magari possono essere interessanti per te che stai affrontando la ristrutturazione della tua casa oppure che ti occupi in modo professionale di edilizia e di ristrutturazione di abitazioni. Una porta in legno massiccio non è fatta semplicemente da delle tavole grezze che vengono piallate, profilate e poi messe insieme, perché un tipo di costruzione di questo tipo potrebbe le porte piegarsi, imbarcarsi e non essere quindi funzionali. Di solito le porte in legno massiccio sono fatte in legno listellare. Il legno listellare che cos'è? È un tipo di lavorazione nel quale si vanno a costruire dei sandwich fatti di legno, cioè vengono prese tanti piccoli listellini, da qui il nome legno listellare, vengono tutti incollati uno vicino all'altro e questo costituisce il corpo centrale poi del pannello che poi si utilizzerà per fare la porta. Su questo corpo centrale poi vengono incollati dei fogli di MDF che poi faranno supporto alla parte nobile, quella più esterna della porta, che può essere in essenza pregiata, come potrebbe essere il rovere, piuttosto che il frassino, piuttosto che insomma tutte le varie essenze che vengono utilizzate per legno per le porte da interne. Negli ultimi tempi addirittura si va a utilizzare anche il laminatino, che inizialmente era una prerogativa per le porte più economiche e tamburate. Questo perché così è possibile dare delle finiture più standardizzate e anche più particolari che non è facile raggiungere utilizzando un materiale naturale come potrebbe essere il legno. Poi con questi sandwich di appunto legno listellare possono essere dei grandi pannelli che possono essere utilizzati per le porte cieche lisce, oppure possono essere dei piccoli pannelli che fanno formare l'interlatura esterna di una porta a telaio, ad esempio. Un altro modo per costruire le porte listellare è costruirle con il legno lamellare, come se fosse proprio un serramento da esterni. In questo caso possiamo costruire solo porte a telaio, cioè quelle porte che hanno un telaio perimetrale e al centro hanno delle tamponamenti in legno oppure in vetro. Come già hai visto in altri video, il legno lamellare sono solitamente, in questo caso, due tavolette incollate che poi verranno profilate. Ora vediamo quali tipi di porte in legno massiccio ci possono essere. Fondamentalmente ci sono due tipi di porte a livello estetico. Quando parlo di porte ovviamente parlo dell'anta, quella con la maniglia, quella che si apre e si chiude. Non parlo del telaio che viene ancorato alla muratura. Comunque possiamo avere due tipi di porte. Il primo sono quelle le porte a pannello, quelle che vengono dette cieche lisce, e diciamo che sono molto poco diffuse le porte fatte in legno massiccio, in legno listellare, che abbiano questa estetica. Vengono utilizzate per applicazioni particolari dove magari costruire un pannello tamburato diventa difficile per motivi dimensionali piuttosto che per altre tipologie. Un'altra grande applicazione delle porte in legno massiccio sono le porte a telaio, dove appunto l'anta, il pannello porta, è costituito da un telaio perimetrale dove al centro viene tamponato con delle specchiature in legno che possono essere lisce o bugnate, oppure viene inserito un vetro che può essere di tante tipologie, dal trasparente al satinato, al decorato, di tutte le tipologie di vetri che ci sono a disposizione. E quindi diciamo che molto spesso quando abbiamo delle porte a telaio abbiamo delle porte fatte in legno massiccio. Quali sono i pregi di una porta in legno massiccio?
Sicuramente una porta in legno massiccio, una porta in legno pieno, è una porta più robusta rispetto a una porta in tamburato. Questo perché la struttura è appunto è di legno pieno, quindi diventa più resistente agli urti. Ha un utilizzo molto intenso della porta. Un altro pregio della porta in legno massiccio è che io posso appunto costruire dei telai molto sottili, molto piccoli, e poi posso inserire delle vetrature. Quindi così ottengo delle porte da un aspetto molto moderno, con un telaio minimal, e che danno risalto alle vetrature, permettendo però allo stesso tempo di montare le maniglie, gli accessori delle chiusure su un telaio in legno che è più robusto, che è più funzionale rispetto a montare gli accessori di chiusura direttamente sul vetro. Le porte di legno massiccio sono molto adatte a contesti, ad abitazioni d'epoca, dove si devono andare a imitare le porte che... dove si devono andare a imitare porte costruite magari un secolo fa, perché permettono esteticamente di essere molto più simili alle porte antiche. Con le porte di legno massiccio si hanno meno limiti dimensionali, soprattutto se andiamo a costruirle in legno lamellare. Possiamo fare delle porte anche molto alte, più con dimensioni superiori ai 3 metri. Le porte massicce possono avere anche dei difetti, e a volte sono anche dei difetti abbastanza importanti, per cui è importante sottolinearle. La maggiore robustezza porta anche maggior pesantezza. Maggior pesantezza significa che io devo utilizzare delle cerniere, delle chiusure molto più robuste, per far sì che poi nel tempo la porta non ceda e sia sempre funzionale. Le porte in legno massiccio sono generalmente porte più costose, perché sono fatte con più materiali, il processo produttivo è a volte più complicato, e anche tante volte le porte in legno massiccio sono, diciamo, fatte con materiali più ricercati, con un design più ricercato, e anche costruite su misura. Un altro difetto che possono avere, presente soprattutto nelle porte massicce costruite in modo industriale, è quello della mancanza della rigidità torsionale. Gli elementi verticali e gli elementi orizzontali sono costruiti e verniciati in parti separate e poi vengono assemblate nell'ultima fase mediante un fissaggio meccanico, che banalmente sono delle viti. Quindi poi nel tempo potrebbe esserci che queste viti, appunto, che sono ottimamente serrate una volta nuove, ma poi nel tempo possono leggermente allentarsi e possono far calare le porte, possono far sì che queste le giunzioni non siano perfettamente solidali, e potrebbero esserci delle problematiche di chiusura, piuttosto che avere delle porte che mi trovo che fregano per terra. Questo problema lo si può ovviare scegliendo delle porte che vengono assemblate mediante degli incastri, mediante l'incollaggio tra elementi verticali e elementi orizzontali, e che vengono assemblate prima della verniciatura. In questo caso abbiamo la certezza che gli elementi della porta diventino un blocco unico, assicurando poi rigidità a tutta la struttura e anche durata. L'ultimo difetto che andiamo a vedere delle porte in legno massiccio, che soprattutto colpisce delle porte in legno mallare, è quello della possibile formazione di fessurazioni. Questo capita quando magari la porta viene installata in un ambiente umido, magari un ambiente di cantiere, e quindi la struttura della porta assorbe umidità. Poi accade che magari accendiamo i caloriferi, oppure semplicemente le porte vengono installate in inverno e arriva l'estate senza appunto aver vissuto la casa. Cosa succede? Che, come accade sempre quando utilizziamo del legno massiccio, e essendo il legno un materiale igroscopico, praticamente se abbiamo una repentina emissione dell'umidità,
si possono formare delle crepe, delle fessurazioni superficiali che a livello estetico non sono poi, non sono poi belle. L'altro argomento che vorrei toccare è se è sempre vero che una porta in legno massiccio è migliore di una porta in legno tamburato. Ti dico subito che non è sempre così, perché una porta in legno tamburato è una porta generalmente più leggera, più economica e in molti contesti è migliore. Mi permette di utilizzare dei meccanismi, delle chiusure abbastanza leggeri che appunto garantiscono un'ottima funzionalità della porta. Può avere molti meno problemi nel caso di appunto sbalzi termici e variazioni molto importanti dell'umidità. Siamo arrivati alla fine di questo video. Ti ringrazio per essere arrivato fino a qui. Ti chiedo di mettere un mi piace per supportare il nostro lavoro di divulgazione. Condividilo con chi può essere interessato all'argomento e non mi resta che salutarti e alla prossima!